Abbiamo appena presentato la 21esima edizione di Una montagna di libri, da dicembre a Pasqua a Cortina d'Ampezzo. Però non voglio parlarvi dei contenuti del festival, quelli li potete scoprire da voi, consultando le nostre pagine dei social e sfogliando il programma ricchissimo della nostra edizione. Vorrei dirvi che cosa succederà a Cortina in questo inverno, nella mia Cortina. Innanzitutto raccontarvi che Cortina continuerà ad essere, e cerchiamo di farla sempre di più, una capitale cosmopolita della letteratura. Saranno in tanti gli scrittori del mondo che verranno a trovarci durante questo inverno. Poi che ci dedicheremo ai ragazzi di Cortina, con un incontro per le scuole in cui riscopriremo i classici. E ai ragazzi che verranno a trovarci, con un elogio e un omaggio a uno straordinario scrittore, Dino Buzzati, il cui capolavoro, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, sta diventando un film di animazione, è diventato un film di animazione, e lo presenteremo a Cortina d'Ampezzo insieme con il suo regista. E poi tanti scrittori italiani, ovviamente, e due cose soprattutto. La prima: il nostro festival si aprirà con un libro che si intitola Il libro della neve, un libro magnifico di storia e di immagini e di iconografia della neve, la nostra neve, quella su cui questa comunità si regge per tutto l'inverno e che fa l'icona delle Dolomiti. E si chiuderà con un libro dal titolo Ghiaccio, non soltanto una storia meravigliosa, ma anche un drammatico reportage di cosa sta succedendo ai ghiacciai del mondo che si sciolgono. Infine, una luce speciale dedicata ai diritti umani, perché è giusto vivere in questo nostro angolo di mondo, ma non vogliamo dimenticarci di altri luoghi, dal Kurdistan all'Estremo Oriente, da Hong Kong ad altri luoghi del mondo dove i diritti umani vengono violati e dove la letteratura può raccontare delle cose e forse aiutarci un po' a cambiare il mondo stesso. Vi aspetto a Cortina d'Ampezzo, nella nostra Cortina, questo inverno da dicembre ad aprile.